Siamo contenti di offrire questa serata alla Florence No. 9 per promuovere tre dipartimenti per noi molto interessanti, che sono il manifesti e fotografia, vetri da collezione e moda vintage, con tre aste che avverranno nella stessa giornata di sabato, che riteniamo molto interessanti, e penso che questa sia l'occasione migliore per poter incontrare i vari direttori ed avere le migliori spiegazioni su vari cataloghi che abbiamo reso disponibili. Sono molto contenta di questa serata. Penso che sia abbastanza insolito, soprattutto per una città come Firenze, avere la possibilità di poter esporre una collezione di questo genere di vetri, che in effetti non è così facile da reperire. Che sabato alle 15:30 verrà posto in asta un vaso della collezione privata di Roberto Innocenti C, che io rappresento, il cui ricavato verrà interamente devoluto all'associazione ARC. Vorrei anche ringraziare tutti i collaboratori all'interno, perché trovo che sia una sorta di famiglia, quindi anche qualcosa di colorato, di diverso, di fresco per la nostra città. Devo ringraziare la Casa d'Aste per aver fatto questa asta di fotografia, che è una cosa nuova per Firenze, e investito in questo progetto. Poi abbiamo incluso anche i manifesti pubblicitari, che è stata anche quella una cosa molto di successo, c'è stato molto interesse per i manifesti. Parte dagli anni 20 per arrivare ai primi del 2000, tra abiti, accessori, pellicce, soprabiti, calzature, una grande varietà. Abbiamo scelto tutti i capi, soprattutto focalizzando la nostra attenzione sulla manifattura, quindi alta sartoria, la griff, di alcuni capi che c'è, e lo stato di conservazione, perché quello è molto importante per scegliere il capo che va in asta. Mi auguro che ci saranno altre serate come questa.